Lorenzo Andreaggi ha preparato una nuova canzone sulla Fiorentina. Come com nasce quest'idea di fare una canzone sulla Fiorentina? Ma nasce un po'. Per ce ne la... sono state tante, no? A parte quella all'inno, ma insomma, ce ne sono state diverse di tentativi. Ce ne sono state tante: c'è stata il Viola di Dombahi, c'è stata quella dell'Era Pontello, ce ne sono state veramente tante di canzoni sulla Fiorentina. L'idea nasce un po' po' per caso, un po' una sfida, diciamo, per dire, beh, proviamo a fare una canzone d'amore per la nostra squadra del cuore, per la nostra città, cercando di descrivere eh, Firenze e la Fiorentina con dei termini un, un po' più moderni, un po' più appetibili anche per i giovani. E insieme a due musicisti e compositori, nonché i miei amici, Alessandro Innocente e Dario Matina, abbiamo, abbiamo scritto questa canzone, Questa è Firenze, che il titolo appunto riprende uno degli slogan più famosi della, e del, di più successo della società viola. Le parole sono tue, la musica è tua, è, tu, è, oh, è di, di tutte. È, è una collaborazione. È una collaborazione a te, sì. Ma l'ispirazione cosa te l'ha data? L'ispirazione del testo? Sì. Beh, eh. pensando alla città, pensando alla squadra, pensando a quello che potessero pensare i giovani. Dove, dove l'hai composto? A casa? A piazza del Michelangelo? Sotto un albero? <ride> no, 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 molto più semplice, l'abbiamo composto, composto a casa. E l'idea qual è? Quella di scalzare l'inno di no, Parigi? No, assolutamente, infatti questa è una cosa che ci tengo molto a sottolineare, anche perché in Narciso, insomma, sapete un po' chi mi ha seguito il legame, il legame che abbiamo avuto. Assolutamente, l'inno è quello lì. L'inno è Canzone Viola e Canzone Viola resterà per sempre, perché qualcuno vorrà toglierlo, ma Canzone Viola resterà come inno ufficiale. Questa è una canzone d'amore per la Fiorentina, come ce ne sono state tante, e come ce ne saranno anche in futuro sicuramente, finché il cuore viola continuerà a battere. E l'aspirazione quale può essere? Che, che un giorno la canti la Fiesole? Ma spero, nel senso spero. È una canzone... Dove la Fiesole viene nominata anche molto spesso, che ci tengo molto alla tifoseria, ci tengo molto a, a come la curva Fiesole porta Firenze eh, come, come passione, come amore, come vita, come stile di vita, perché essere fiorentino è uno stile di vita, eh? non è dire che sono toscano, io sono fiorentino, c'è una bella differenza. Ce la puoi accennare la canzone che esce il 15 aprile, giusto? Esce il 15 aprile, vi posso solamente dire che quel giorno ci sarà un grandissimo. Squarcia il cielo un raggio viola. E dove la si potrà ascoltare? La si potrà ascoltare su tutte le piattaforme digitali distribuita da Compagnia Nove Indie di Paolo Dossena, Questo grande produttore discografico ha fatto un po' la storia del, della musica italiana e sono molto orgoglioso insomma, che, gli, che gli sia piaciuta e che, abbia, e che abbia voluto distribuirla. Allora in bocca al lupo a questa Firenze. Okay.